beffardamente va a lambire il palo alla destra. Vedete Liner che si sta arrabbiando con alcuni compagni. C'è stata una leggerezza difensiva proprio mentre sui vostri schermi passavano le immagini del replay dell'azione precedente. C'era stata una leggerezza difensiva e il giocatore di cui stavamo parlando, proprio l'olandese Bergkamp, ha avuto una grossissima palla gol che è finita di un soffio fuori. Jurcevic, croato, era assente per squalifica all'andata. Questo è Fajersinger, questo invece è Artner, ancora verso il numero 8 Artner. Marchigno, Jurcevic, Jurcevic, viene fermata l'azione del croato. Anche il tecnico del Casino Salisburgo, Baric, è un croato. La rimessa in gioco di Orlando, manicone, lancia lungo, Weber, poi ha scivolato Kürstaller. Battistini al rinvio, molto lungo nella zona di Sosa, inseguito da Liner. L'uruguaiano cerca il cross in area, Liner glielo ribatte, arriva però Berti, ancora Berti, evita Kürstaller, però poi si chiude la marcatura su Nicola Berti e c'è Hutter in azione. Viene fermato da Manicone, quindi arriva anche Bergomi. Il rilancio verso Orlando a Bergkamp, ma Bergkamp non trova compagni con i quali completare l'azione. Sta piovendo a San Siro. In gioco austriaca con Aigner, Marchigno, Aigner ancora, rinvio di Orlando, quindi Bergkamp sul quale è intervenuto Kürstaller. Battistini, Paganin, Bergomi, Sosa, Bergomi, Orlando per Manicone, sbagliato l'appoggio di Manicone, non è preciso però neanche il lancio in profondità degli austriaci, c'è il rinvio tranquillo della difesa interista, si sta giocando una fase della partita abbastanza confusa, con scarse geometrie, con parecchi errori, mancano completamente gli appoggi, ci sono dei rinvii da una parte all'altra, senza però che le due squadre riescano a costruire un qualche cosa. Ecco Bergkamp, sul quale c'è sempre Liner, Winklofer, Fajersinger, Marchigno, rinvio di Paganin e dalla parte opposta Liner mette in fallo la terza. Superato il primo quarto d'ora di gioco, 0-0 a San Siro fra Inter e Salisburgo. Avete visto Liner, uno dei giocatori più esperti della formazione salisburghese, 34 anni per Leo Liner. Il rinvio è, l'appoggio è su Sosa, quindi Bergkamp,
Berti, Marchigno, ha intercettato invece Orlando, dietro a Battistini, Manicone, ancora intercettato il passaggio di Manicone, non è molto preciso il numero 8 nerazzurro in questa prima fase di gioco. La rimessa in gioco di Manicone per Sergio Battistini. Weber cerca di proteggere la palla, Orlando che riesce, guadagna la rimessa laterale a proprio favore e l'effettua indirizzando su Bergkamp. C'è un intervento di Liner che marca uomo su Bergkamp, lo segue in ogni zona del campo. Vediamo poi Sosa che cercava di smarcare intelligentemente qualche compagno. Orlando, Bergomi, Paganin che controlla Jurcevic, giudicato giustamente il giocatore più pericoloso, croato, ha segnato parecchi gol. Ecco il rinvio di Paganin, la palla non è controllata da Ruben Sosa. C'è questo pallone per Hutter e quindi un intervento scorretto di Battistini, ma il giocatore austriaco avrebbe dovuto liberarsi prima della palla poiché Jurcevic si era smarcato molto bene sulla fascia sinistra. Battuta la punizione, malissimo l'ha controllata Feierzinger. Stiamo rivedendo il fallo di prima, fallo di Battistini che ha originato quella punizione poi gestita molto male dai giocatori austriaci. Partita che dal punto di vista tecnico finora sembra abbastanza povera. I giocatori austriaci non sono certamente dei giocatori ricchi dal punto di vista tecnico e di conseguenza si affidano molto sull'agonismo, sulla tenuta fisica, su un certo ardore. Sicuramente per vedere le cose migliori dal punto di vista tecnico bisognerebbe rivolgersi alla squadra nerazzurra che ha fior di campioni nel suo file, come Ruben Sosa che stiamo vedendo adesso. A fianco c'è Jonk che sta per toccargli forse la punizione, eccola, il sinistro di Sosa finisce però fuori dello specchio della porta. Punizione di Ruben Sosa dopo 18 minuti e 50 secondi, la possiamo rivedere, la palla prende un effetto svolazzante e si allontana dallo specchio della porta. Vi dicevo che negli ultimi 5 anni la Coppa UEFA è stata vinta 4 volte da squadre italiane. 89 Napoli, 90 Juventus, finale tutta italiana fra Juventus e Fiorentina, 91 Inter, finale tutta italiana fra Inter e Roma, poi dopo la parentesi dell'Ajax del 92, lo scorso anno ancora la Juventus si aggiudicò la Coppa UEFA. Quest'anno la Juventus è stata eliminata da una squadra italiana, il Cagliari, che poi in semifinale è stata invece eliminata dall'Inter. Nei quarti Juventus fuori con vittoria del Cagliari, nella semifinale Cagliari fuori con vittoria dell'Inter che è approdata in finale. Sosa scambia con Jonk, ancora Sosa, si allunga troppo la palla che viene però ripresa dal corto rinvio austriaco da Manicone. C'è un fallo, intervento dell'arbitro Beklowski. Abbiamo Fontolan sul quale Winkloffer entra in maniera scorretta. Ecco ancora la ripetizione, vedete proprio è entrata a piedi giunti. Ed ecco l'arbitro Beklowski. Ancora a terra Fontolan. Quest'anno si è alternato con la maglia numero 9 e numero 3. Il giocatore è entrato